Grazie di cuore, e forse per la prima volta nella storia di CISL è opportuno ricordare che il rinascimento della produzione lattiero-casearia dell'Inghilterra, del Regno Unito, è nato qui a CISL. Questo è un punto di ritrovo dal quale non possono mancare, perché la vetrina, perché il modo di confrontarsi, il modo dello scambio, esistono dei luoghi in cui lo scambio culturale, umano, personale vale il viaggio, dà forza alle loro imprese, dà forza alle loro intraprese. E le conseguenze, va da sé, sono anche il fatto che tutta la regione è piena di queste persone che arrivano da ogni lato del mondo. Si parte quindi da che cosa? Dalla cultura, dall'informazione, dalla convivialità, dall'amicizia dei popoli, dal sapere che si trasmette. Non si parte da questa logica economica per cui tutto deve essere monetarizzato. Quello arriva dopo. Arriva dopo la monetarizzazione, arriva dopo l'economia, quella vera, e arriva dopo anche il turismo. Tutto arriva dopo. La manifestazione continuerà e sarà un successo permanente.